Coach Napolitano, arriva un'altra vittoria per il Volley Soverato, 3-0, importante, pesante anche per la classifica in casa con Ravenna, al termine di una partita non facile a dispetto del risultato finale, un'ulteriore conferma, un ulteriore passo avanti, un'ulteriore conferma della crescita di questa squadra. Allora, due cose, la prima è verissimo, questa era una partita molto importante, dal punto di vista della classifica era veramente tanto importante, sono tre punti che valgono doppio, ci permette di staccare un po' chi ci sta dietro, volevamo anche un po' riscattare la partita dell'andata, anche se le condizioni erano diverse, c'è la consapevolezza che comunque stiamo crescendo, stiamo giocando, devo dire, anche una bella pallavolo, primo e secondo set, abbiamo giocato in maniera anche molto fluida, abbiamo battuto molto bene, un Ravenna devo dire un po' sottotono, bisogna essere onesti, poi sai, trovare il limite, l'equilibrio tra quanto siamo stati bravi noi e quanto effettivamente loro non erano in giornata è difficile da dire, però sono contento, non era assolutamente semplice, questo sì. Nel terzo set la partita è stata un po' diversa, molto più equilibrata, il Soverato comunque ha mantenuto lucidità anche nei momenti difficili del parziale, è rimasto lì a giocare contro un coriaceo Ravenna e alla fine è riuscito a spuntarla anche nel terzo parziale, intera posta in palio conquistata, sicuramente fa bene anche per il morale, questa è la quarta vittoria consecutiva, per giunta arrivata questa serie di vittorie con un avversario importante. Sì. Ancora di più direi delle ultime 8 partite ne abbiamo vinte 7, quindi questo è un dato che al di là di quello che può significare ci dice che cominciamo ad avere una certa continuità, questo è fuori di dubbio. Non era facile anche perché comunque sai, giochi una partita con due centrali è un conto, giocarne due è un altro, abbiamo trovato una risorsa importante in Federica Ferrario ed è una cosa che ci fa molto piacere perché lei veramente per come si sta allenando merita tantissimo. Vorrei che anche le altre, mi sono arrabbiato molto al terzo set, avevo esplicitamente indicato il doppio cambio e purtroppo bisogna essere presenti, perché le partite si vincono anche con il cambio, anche con chi può venire da fuori, sul quale io continuo a dire punto tantissimo e ci lavoro con tutte le mie forze, però voglio anche dall'altra parte che ci sia una risposta, perché altrimenti diventa un lavoro unilaterale e questo non va bene. Brava Federica, ma vorrei che tutte quante le altre si rendessero conto di quanto può essere importante un apporto come quello che ha dato Ferrario oggi e quindi l'apporto di tutte quante a una partita come questa. Con coach Bendandi commentiamo questa sconfitta di Ravenna qui a Soverato, un 3-0 con un Ravenna a tratti sottotono, possiamo dire che probabilmente il vero Ravenna forse si è visto solo nel terzo set. Allora, intanto faccio i complimenti a Soverato per come ha affrontato la partita, aggredendoci sin dall'inizio e sono state brave a mantenere sempre il gas aperto senza lasciarci, senza rallentare. Poi da quel che posso dire per la mia squadra, sicuramente più che sottotono, sono insieme al mio staff sinceramente spiazzato da quello che ho visto, a livello soprattutto di atteggiamento. Parlare di tecnica e tattica stasera non ha senso per quel che riguarda la mia metà del campo, perché è saltato tutto sin dall'inizio e sono convinto che comunque se non viene supportato dalla grinta, dalla voglia di avere responsabilità, di prendersi le proprie responsabilità e di provare comunque ad avere una reazione, perché si possono vincere delle partite anche senza essere belle, anche a livello di gioco si può vincere benissimo soltanto con la voglia di avere una reazione, di mettersi in battuta e provare a creare qualcosa di diverso. Non siamo stati capaci di questo, anzi abbiamo giocato tutto col freno a mano tirato e sono rimasto veramente spiazzato da quello che ho visto. Soverato sicuramente ha giocato una partita molto solida e si è visto dall'esterno, si è avuta la percezione di questo tipo di partita. Da parte di Ravenna forse dall'esterno si è notato che nel terzo set anche l'atteggiamento della squadra rispetto ai primi due parziali è stato diverso. Infatti nel terzo set, come dice anche il punteggio, c'è stato molto più equilibrio. Sì,
un po' più di equilibrio, un po' più di equilibrio, anche se non ho percepito sinceramente, a parte quando ti trovi magari sul 18 pari, così ti aspetti magari, sai, quella difesa in più, quel tocco a muri in più che può dare anima al set, darti quello sprint che ti può portare magari ad allungare un po' di più portandosi a casa un set, ma non sono riuscito a percepirla questa cosa qui, non si sentiva. Sai, è anche difficile durante i time out cercare di andare a parlare di come scegliere le situazioni di muro su certe rotazioni di Soverato, o era proprio tutto fuori dall'ordine che di solito riusciamo ad avere e abbiamo presentato per maggior parte del girone di andata. Abbiamo preso una bella, torniamo a casa con una bella sconfitta che ci pesa, voglio che ci pesi tanto, avrò sicuramente modo di avere un confronto con la mia squadra. Vorrei anche che loro potessero avere un confronto e avessero un confronto tra di loro. Non è un momento semplice per noi. Il campionato chiaramente è ancora lungo, ma tra l'essere veramente giocatrici e trovarsi in campo a giocare così a pallavolo senza dell'anima, c'è una bella differenza.